Bene ragazzi, bentornati. Siamo su Squadbuster per Transformers. Andiamo a vedere qui intanto i bauli da sbloccare. Intanto sblocchiamo questo qua subito. Tanti nuovi personaggi per questo evento. Abbiamo il baule stellare dove abbiamo quello da 500. Abbiamo già sbloccato 2-3 bauli. Personaggi ne abbiamo trovati un bel po'. Evoluzione su Colt, continuiamo a raccogliere punti per sbloccare il baule stellare. Per farlo abbiamo bisogno ancora di 12 evoluzioni. Quindi andiamo a fare prima una partita. Eccoci qua, mostri da compagnia, quindi andiamo a prenderci subito il soldato utile. Prendiamoci Mavis, molto utile per iniziare a fare un po' di monete. E quindi continuiamo con Mavis. Vediamo che ci esce un altro Mavis, così facciamo la fusione. Sì, ce l'abbiamo. Risparmiamo le monete nell'andare a comprare i successivi personaggi quando facciamo la fusione tra i vari personaggi. Un attimo. Tra l'altro in un colpo solo va a raccogliere tutte le monete che servono. Ok, quindi andiamo a prenderci Jessie. Sblocchiamo il mais di qua. Un altro soldato utile. Mais. Ora continuiamo a raccogliere monete. Andiamo a prendere un altro soldato, ce l'ho. Fusion, ok, perfetto. Ok, quindi da qua partiamo col minatore. Ottimo. L'ultimo minuto sarà dedicato a cercare di prendere più gemme possibili. Ok, quindi andiamo a rinforzare la nostra squadra. Ancora un Jesse. Ok. Andiamo di qua, raccogliamo le monete sparse. E vai così. Minatore. Ancora minatore, deve nascondersi. Ovviamente. Manca un minuto, dobbiamo rinforzare ancora di più. Ancora un soldato. Andiamo verso il centro. Royal King. E ancora un Royal King. E Barbaro. Grazie.
arriviamo quarti, va bene? Va bene, potevamo fare molto meglio, comunque va bene. Concludiamo con un buon quarto posto. Sette Mavis. Ok, quindi ancora un Colt che mi migliora. Abbiamo bisogno ancora di 100, quindi 10 evoluzioni. 10 evoluzioni. Possiamo forse anche trovarli qua. Sì, possiamo anche, facendo gli acquisti nel negozio, possiamo anche arrivare alle evoluzioni che ci servono, spendendo un botto però. King lo prendiamo. King, soldato pesante, guaritore. Andiamo a fare i vari miglioramenti, solo uno su tre, due su il soldato, andiamo a mettercene anche un altro qua, anzi due, buono, due sul guaritore, va benissimo, altre 5 evoluzioni, andiamo a farci un'altra partita ragazzi, vediamo se riusciamo a beccarci un'altra evoluzione. Furia di Unicorn. Ha tantissima vita questo personaggio, Optimus. È il primo. Ancora il primo, vai, continuiamo. Mentre la scarpa dorata continua ad accelerare i nostri passi, dobbiamo cercare un modo di guadagnare più monete possibili, perché siamo ancora poco decisivi. Vediamo se troviamo un altro primo, niente, prendiamo il barbaro. Ci starebbe bene un re barbaro adesso. Ok, fusion su il primo, benissimo. Andiamo a beccare ancora 10, vediamo che ci dà. Prendiamo prendiamo B. Adesso dobbiamo cercare un alveare sicuramente. Qui abbiamo un po' di monete, buono, grande, bene, bene, bene. Qui nel 600 c'è molto da vedere, eh. Attenzione, qui ancora monete sparse, approfittiamo e raccogliamo il tutto. Grande colpo. Grandissimo, ho annientato. Stregone per noi. Ancora uno stregone. Dottore, si sta bene.
Andiamo a perdere l'ultimo, la nostra prima posizione, arrivando ultimi, sesti, sesti. Di certo non ho una grande partita. Dovevo scappare quando ero primo, quindi andiamo a vedere qui che c'è. Apriamo, ottieni mini incantesimi, ritira, ok. Mentre abbiamo da fare anche qui questo negozio per bloccare il baule stellare, quindi andiamo a prenderci Nida. Ecco, il cinghiale non mi piace. Andiamo a prenderci il Baby Mortis. Ottimo. Va bene. E andiamo a sbloccare il baule stellare con le evoluzioni 1, 2, 3. 1, 2, qui. E andiamo ad aprire il nostro baule stellare, vediamo. No. Ok, si apre. Super il primo, becco super il primo. Certo, speravo in una carta migliore. Comunque, guardate, ho sbloccato tutti quasi. Mi mancano questi 5 personaggi. Per il resto, il video finisce qua, ragazzi. Ci vediamo nel prossimo e bella a tutti.